Vuole che continui la scuola, frequenti l'Accademia Vale per diventare ufficiale. Diventare un ufficiale di Marina voleva dire sistemarsi finanziariamente per tutta la vita, se solo avesse voluto. Ma no, voleva farcela da solo. Non voleva prendere ordini da nessuno. E questa resistenza a fare la cosa giusta si ritrova in tutta la sua vita. Loghè rifiuta di entrare all'Accademia Navale e si imbarca nella Marina Mercantile. Il 6 dicembre 1865, Paul Loghè parte per il primo viaggio di lavoro. Salpa dalle Havre, diretto a Rio de Janeiro. Il viaggio di per sé non è memorabile, ma Loghè non scorderà mai le sue avventure sessuali. Adolescente che frequentava porti dove c'erano molte donne. Lui stesso raccontò delle sue prime esperienze sessuali in qualcosa di osceno e esotico. La sessualità non ha niente di romantico per lui, ha più a che fare con il potere e il rispetto. Sa benissimo cosa sia invece e cosa non lo sia e sceglie consapevolmente una vita sessuale dissoluta. Mentre si trova in India, viene a sapere che la madre è mancata dopo una breve malattia. Aveva soltanto 2 anni. Quando il 23enne Loghè a Parigi nel 1971, trova alcune fughe scritte dalla madre poco prima di morire. Apprende che era preoccupata di non riuscisse a farsi una carriera da solo, il suo carattere era è diventato così. Dovunque si creava dei nemici, perché era l'accato di un cattolino. Era un tipo molto affascinante, legato, educato, e sapeva comunicare la magia, come portare le persone dalla sua parte. Ma allo stesso tempo era capace anche di dire qualcosa di talmente omosivo che non si possono contare le volte in cui si è trovato quasi ad essere sfidato al duello. Per esaudire il desiderio della madre, decide di intraprendere una carriera per conto proprio. Trova lavoro presso un agente di cambio e ottiene presto un buon profitto, sufficiente a mantenere una famiglia che cresceva rapidamente. Lui e la moglie Mette avranno 5 figli e 9 anni di matrimonio. Però l'inquietudine che si era accesa in lui ai tempi della Marina Mercantile non lo abbandonava. Quella che per molti è una fase della vita che è eterna, quando si raggiunge la maturità, per Loghè era un invito a seguire il resto del mondo. Così più mantenere una moglie e tutti i suoi bambini era un peso troppo grande per un uomo così giovane. Loghè trova subito uno sfogo allo stress. Collezionare arte. Il suo interesse per l'arte diventa ossessione, un'ossessione che va oltre il semplice acquisto di opere. Loghè decide presto di diventare un collezionatore. Opere d'arte, Vincent van Gogh consacra tutto se stesso alla nuova passione per la luce. A 23 anni, nella primavera del 1876, Vincent lascia il suo lavoro di mercante d'arte presso la Galleria Guggenheim. Decide di diventare un predicatore, con il padre e il nonno prima di lui. Dopo mesi di ricerca, trova un posto come il predicatore. Sentivo come qualcuno che esce da una caverna buia e ti torna alla vita. Vincent insegna religione, scrive sermoni e predica nei quartieri più poveri di Londra. Si dà
dà molto da fare e non si preoccupa del poco che riesce a guadagnare. Stava cercando di dare un senso alla propria vita, che un grande bisogno di fede. Pretendeva tantissimo da sé e dagli altri. In ciò che faceva a Vincent metteva un estremo fanatismo. Ogni volta pensava di dover cambiare tutto, ogni volta naturalmente falliva perché era una pretesa irrealistica. Nel 1877 Vincent va ad Amsterdam per prepararsi all'esame di ingresso alla scuola teologica. Studia greco, latino, algebra e geometria. Lavora duramente e come poco. Ma ha difficoltà a concentrarsi durante le lezioni. Si arrabbia così tanto con se stesso che a volte si colpisce la schiena con una pacchetta di tronco blu e si rinforza. E come ulteriore punizione, torna alla peste, anche nelle notti. Dopo quasi un anno passato ad Amsterdam, è tempo di fare il nonostante tutti gli sforzi, Vincent sente di non essere pronto e così decide di non affrontarlo. Io non credo che la sua spinta intellettuale fosse di tipo convenzionale, è stato difficile per lui conformarsi a qualsiasi tipo di programma che stabilito. Van Gogh era un uomo di grande intelligenza, parlava diversi lingue e aveva letto molto, dalla Bibbia a Shakespeare, alla letteratura moderna francese e inglese. Poteva citare molti testi. Eppure Vincent aspira ancora a servire Dio in qualsiasi modo. Comincia a vivere come pensa che abbia vissuto Gesù Cristo. Arrivato quasi a 30 anni, poi Gauguin ha messo da parte un piccolo patrimonio grazie al boom del mercato azionario. Parte dei suoi soldi li spende perché più gli interessano sono quelli degli impressionisti. Ma a Gauguin non basta collezionare opere d'arte. Vuole anche crearle. E nel 1875 comincia a dedicarsi alla pittura. Gauguin stringe amicizia con Camille Pissarro, uno dei maggiori pittori impressionisti, e approfitta di qualsiasi occasione per dipingere con lui. Pissarro diventa il suo maestro. Gauguin era un uomo ossessivo e molto competitivo. Quindi se si interessava a qualcosa faceva di tutto per riuscire. Organizza la propria vita per poter dipingere il più possibile. Lavora poco e la sua rendita diminuisce drasticamente. La moglie e i bambini capiscono presto di non poter contare su di lui. Gauguin comincia a sognare di vivere con la pittura. Ma deve ancora vendere il suo primo quadro. Nella primavera del 1880 la pittura di Gauguin ha fatto grandi progressi. Il suo maestro Pissarro se ne accorge. E lo invita a esporre con gli impressionisti che si sono ormai messi in grande influenza. Esporre con gli impressionisti poteva aprirgli molte porte perché nessuno ancora lo conosceva. A quel tempo si erano fatti una reputazione e per lui era una grande occasione accostare il suo nome a quello di Monet, Degas e gli altri. Poteva approfittare della loro fortuna. Gauguin espone con gli impressionisti anche nel 1881. Il suo ritratto di una cucitrice nuda cattura l'attenzione dei critici. Gauguin ottiene la sua prima recensione ed è positiva. Tra i pittori di nudo contemporanei, scrive il critico, nessuno ha mai raggiunto un tale realismo. Adesso Gauguin, che è ancora un pittore dilettante, capisce di poter fare della pittura una professione.
Quando l'anno seguente crolla il mercato azionario, Gauguin perde il lavoro. Invece di cercarne un altro, si sente libero di dedicarsi a tempo pieno all'arte. Nel dicembre del 1878, Vincent van Gogh convince una scuola evangelica belga ad assicurargli 50 franchi al mese come predicatore laico. Arriva nel sud del Belgio e predica il Vangelo ai minatori. A 25 anni Vincent non si limita a predicare, sente che deve servire i minatori e vivere come i più poveri tra loro. Da via tutti i suoi vestiti, tranne un paio di pantaloni e una giacca. Dorme in una baracca con una scuoia di paglia come un giaciglio. Non mangia regolarmente, si trascura. I capelli sono spettinati, rifiuta anche il sapone come lusso nocivo. In quel periodo leggeva un libro, Imitazione di Cristo. Anche lui voleva imitare Cristo. Cristo condivideva tutto, dava tutto, e lui si comportava allo stesso modo. Nel luglio del 1879, la scuola evangelica taglia lo stipendio di Vincent. Lo considerano troppo estremo e anticonvenzionale, anche se apprezzano i suoi sacrifici e la premura per il mondo. Vincent è così scosso che perde ogni fiducia nell'apparato religioso. Non perderà mai il suo credo personale, la sua fede in Dio. Per me il Dio della Chiesa è morto per sé. Sono un ateo in lui. C'è qualcosa che non posso definire, ma è vivo e molto reale. E io penso che sia Dio, o a me, buono come Dio. Il suo fallimento lo precipita nella depressione. Disperato, Vincent torna all'unica attività che gli dà fiato. Vincent si prende una pausa. Non c'è una grande comunicazione con la famiglia. È un periodo di intense riflessioni. All'improvviso torna a casa e annuncia ai genitori di aver trasferito le sue ambizioni nell'arte. Luglio 1880. Mio caro Teo, sono un uomo passionale, capace di fare pazzie. Ma il problema è di trovare il modo di fare buon uso di queste grandi passioni. Per esempio, ho una violenta passione per l'arte, che mi dà la gioia più grande. Ho spesso nostalgia del mondo della cultura. Per sempre tuo, Vincent. A 27 anni e senza aver mai dipinto un quadro in vita sua, Vincent van Gogh decide di diventare un artista. All'età di 35 anni, Paul Gauguin comincia la sua vita di artista a tempo pieno. Ha molta fiducia in se stesso, è convinto di riuscire rapidamente nella pittura come aveva fatto nella precedente attività. Una volta che aveva scelto di vivere la sua arte e soprattutto, rimase fedele alla sua decisione per il resto della vita. E questo segnò i rapporti con altre persone. Faceva solo quello che voleva. E se qualcuno restava ferito dal suo comportamento, di certo non era un suo. Cara Maggie, il mio cuore sensibile si è indurito per rendere più forte la mia mente. Devi ricordarti che in me ci sono due personalità, il selvaggio e l'uomo sensibile. Quest'ultimo è scomparso e ha permesso al selvaggio di atterrare le redini senza alcuna esitazione. Come? Gauguin non si prenderà più cura della sua famiglia.
e sebbene manifesti un grande amore per i suoi figli e resti in contatto con la moglie per molti anni, andrà a visitarli in Danimarca soltanto una volta e poi non si rivedrà mai. Una volta presa la decisione di diventare un artista, Vincent van Gogh si dedica ad imparare la tecnica con il pugno assoluto. Studia i manuali di pittura, ricopia le riproduzioni che gli spedisce il fratello Theo e lavora insieme ad altri studenti anche. Con i soldi che Theo gli manda, Vincent allestisce il suo primo studio all'Aia nel 1882. Ingaggia modelli molto più poveri di lui e li ritrae come dei lavoratori oppressi. Voleva davvero esprimere qualcosa della durezza della vita contadina. Era una vita difficile. Questo voleva far vedere con la sua arte. Non amava gli abbellimenti, gli ornamenti, che erano allora di moda nell'aria. C'è una specie di identificazione tattile tra il panno e la terra lavorata dal contadino e il colore che l'artista manipola sulla tela. Vincent vive con grande frugalità, ma quando può permetterselo, passa la notte da bordello. Si innamora di Sien, una prostituta di 32 anni, incinta e alcolizzata. Benvenuti alla Royal Academy of Arts di Londra. Siamo qui per una nuova mostra, Manet, Portrait in Life, che esplora l'arte di colui che molti definiscono il padre dell'arte moderna, Edouard Manet. La mostra aprirà tra qualche ora e noi abbiamo la fortuna di avere accesso esclusivo alle gallerie. Nel corso dei prossimi 90 minuti esploreremo il mondo che c'è dietro la mostra e faremo un viaggio nella vita di Manet. Uno. Estamos con el primero. Es prácticamente Bruno. Este era mi perrito que regaló mi papá.